La domanda che vi facciamo oggi, attenzione, è questa: come mai la nuova Toyota Supra è passata da un 6 cilindri che erogava 340 cavalli a un 4 cilindri che ne eroga 258? Ma prima di rispondere a questa domanda, sentiamo cosa ci racconta Luca di M-Power proprio sull'uscita della nuova Supra. Novità della settimana: esce la nuova Toyota Supra con motore depotenziato. Anzi, che cosa hanno fatto in Toyota? Hanno tolto due cilindri, quindi da 6 cilindri in linea si passa a un 4 cilindri, rimane il turbocompressore e la vettura perde quasi 100 cavalli. Si passa da 340 cavalli a 258 cavalli. Oh, come on! Uscirà probabilmente a marzo sul territorio italiano. La cosa carina e simpatica per le vostre tasche è che costerà circa 15.000 euro meno della versione 3000. Diminuisce anche la coppia, che passa da 500 nm a 400 nm, ma non è soltanto il prezzo a diminuire, ma diminuisce anche il peso. Infatti la nuova versione sarà più leggera di 100 kg e il motore, essendo più piccolo, viene arretrato verso l'abitacolo. Ne gioverà quindi la distribuzione dei pesi della vettura, rendendola molto più maneggevole. Lo scatto da 0 a 100, la versione 3000 Twin Turbo impiega 4.3 secondi, mentre questa nuova versione 4 cilindri impiega 5.2 secondi da 0 a 100. Tutto molto bello, ma noi questa cosa del depotenziamento non ci interessa. Infatti quello di cui parliamo oggi è la Supra versione Heritage, che è stata presentata al SEMA. Presentata al SEMA nel 2019, la Supra Heritage ha fatto letteralmente scapocciare gli appassionati. Infatti, come potete vedere, esteticamente abbiamo... Che c'è? Non lo so, di qua, qua, di qua, qua. Scapocciare? Non andava no, bene? No, calcolavo tra SEMA e Tokyo Auto Saloon. SEMA 2019 e Tokyo Auto Saloon 2020. Sì, sì, sì. Abbiamo scapocciato tutti quanti. Con la taglia, lascia così com'è. Sì, sì, lasciala così com'è. E per quanto riguarda l'estetica, ritroviamo il famosissimo alettone posteriore presente sulla versione MK4 JZ80. Un richiamo ai fanali posteriori, che riprendono le linee del passato con i classici cerchi all'interno del fanale posteriore, questa volta a LED e in 3D, quindi fighissimi. Sempre rimanendo nel comparto dell'estetica, abbiamo al posteriore un diffusore che farebbe invidia a una Formula 1, dei cerchi a lega spaziali a 5 gazze e dei lip ridisegnati anche sul paraurti anteriore, quindi una figata pazzesca. Sono anche presenti delle prese d'aria con dei sfoghi per il calore sviluppato dal potente impianto frenante Brembo, che è stato sovradimensionato. Abbiamo un pinza a 6 pompanti anteriori e a 4 pompanti posteriori. Quello che veramente mi manda in ecstasy non è tanto l'estetica, che richiama la vecchia gloriosa Supra MK4, ma soprattutto il sistema push rod al posteriore con sospensioni Tain. Per quanto riguarda invece il motore, la collaborazione è stata estesa a Precision Turbo e altre ditte, che hanno collaborato anche alla costruzione di un nuovo impianto di aspirazione e un nuovo impianto di scarico da 3 pollici. Questa nuova versione Heritage, che per il momento è soltanto un concept presentato appunto al SEMA, ha una potenza dichiarata di oltre 500 cavalli e percorre il quarto di miglio in meno di 10 secondi. Sarà felice il nostro amico Dom Toretto. Dunque, dopo aver ascoltato attentamente la presentazione di Luca di questa nuova Supra, voi sapete che Luca è possessore della vecchia Supra, che a mio parere è la più bella, la più sexy, è la vettura che trasmette più emozioni, c'è una Gran Turismo del genere, messa anche bene, e genera grandi grandi emozioni. Ora la Supra fa la nuova versione, la nuova versione che tra l'altro subisce un downsize del motore. Passa da un 6 cilindri a un 4 cilindri. Noi abbiamo pensato ad alcune risposte, che possono essere per esempio attenuazione delle emissioni di CO2, quindi una macchina che guarda più al futuro, visto che stiamo andando purtroppo nel mondo dell'elettrico, una
macchina più ecologica per vendere qualcosina in più, perché magari hanno venduto poco col 6 cilindri. Questa sicuramente è una delle considerazioni più stupide che abbiamo fatto. Chissà, vedremo quanti esemplari la nuova Supra riuscirà a vendere. Fateci sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nuova Supra, di questo nuovo lancio e del fatto che sia passata da 340 cavalli con un motore 6 cilindri in linea a un motore 4 cilindri turbo da 258 cavalli. A noi la cosa non è piaciuta, quindi forza Heritage, che hai fatto questo tuning mega galattico estetico e anche nel vano motore ci sei piaciuto. Peccato che qui in Italia non arriverà mai questo magnifico concept, quindi ce la prendiamo tutti in quel posticino lì. Voi che ne pensate? Commentate qui sotto come se non ci fosse un domani. Ragazzi, grazie come al solito della visione. Se fossi sbarcato proprio oggi con questo nuovo video su questo canale, considera l'ipotesi di iscriverti, qui si parla di vetture. E seguici su Instagram, Officina del Pilota, Luca Spadano e Car Care Italia. Ciao, alla prossima!